Telefono, ce l'abbiamo. Ivo, ce l'abbiamo. Megafono, ce l'abbiamo. Bauli, li abbiamo. Ragazzi, oggi grazie a Joker, ossia un grandissimo gnacchero, riusciremo a fare questo chest opening davvero assurdo. Infatti sono tutte quante caste droppate direttamente in game, e abbiamo sia la legendary chest, sia la magical chest, e ragazzi ancora il baule del clan. E di conseguenza ragazzi, con la stessa velocità di una zebra che ruzzola giù per un torrente, direi di iniziare. Ragazzi, sto registrando questa clip 2 giorni dopo aver già spacchettato sul profilo di Joker, e mi sono messo lo stesso maglione per darvi un attimino la continuità. Di conseguenza voglio premiarvi per il vostro continuo supporto in questi giorni, spacchettando sul mio profilo le due restanti offerte natalizie. Di conseguenza ragazzi, vedete fin da subito uno spacchettamento davvero epico. Ragazzi, pagamento riuscito, di conseguenza andiamo subito a vedere cosa c'è nella Junt Chest. 1562 di oro ragazzi, buonissimo, un pecca, abbiamo già avuto la nostra epica e adesso speriamo nel meglio. 30 d'oro infernali, peccato perché non li utilizzo tantissimo. E infine ragazzi, la comune, quale sarà? Cosa ci spetteranno? 273 spiritelli di fuoco. Credo che all'11 possano levare davvero tantissimo a quella torre, però poteva andarci meglio, confidiamo nel baule magico. Ovviamente ragazzi, tutto questo è solo ed esclusivamente per ringraziarvi del vostro supporto. Di conseguenza continuate con il vostro supporto, continuate soprattutto ad iscrivervi al canale ragazzi, perché davvero ne vedrete delle belle, ve lo assicuro. Ecco qui ragazzi, l'altro baule, il baule magico. Ragazzi, forse è uno dei primi chest opening in cui vedete fin da subito delle ceste che davvero valgono. Infatti abbiamo subito questa magical chest. Ok, una lapide, 30 scheletrini, va bene, 52 sgherri. E allora è uscita la lapide. La lapide cos'era? Comune, non mi ricordo. È rara o comune lapide? Mi sembra che sia rara. Ok, un'altra rara, perfetto. Ragazzi, se ora escono le epiche, davvero inizio a esultare come se fosse un maialino in salamoia. Vai! No, invece no, sono le rare, ma va bene così ragazzi, perché vi assicuro che poi invece lo spacchettamento di gioco, vabbè, sto zitto, non vi dico nulla, però se lo vedete fino alla fine, stai zitto, non spoilerare. E quindi adesso vediamo quali epiche ci spetteranno. Abbiamo 4 specchi ragazzi, a livello 4, vediamo un attimino cosa farà. Il me del futuro quindi vi lascia al me del passato, augurandovi quindi una buona visione. Ciao! A spacchettare, quindi ragazzi davvero lasciate tantissimi like, soprattutto per il nostro Yanis, per questo Joker, uno gnacchero come tutti voi, che appunto effettivamente ha concesso il suo account. 2 gemme ragazzi, ok, una capanna goblin e 11 barbari scelti. Altro baule omaggio ragazzi, perché noi comunque partiamo dal basso fino ad arrivare al baule leggendario, ossia il top del top. Abbiamo quindi una valchiria e 11 acciri ragazzi. Questa volta i barbari scelti non ci sono, magari il nostro Joker è già più fortunato del nostro profilo. Dai raga, oggi si spacca tutto. Ok, ho il megafono alla mano, questo porterà tanta di quella fortuna che davvero voi non immaginate. Ok, ok. Ok. Un domatore di cinghiali, si va avanti, 8 bombaroli ragazzi. 2 estrattori di elisir. Non potevo scegliere il nome più lungo per rompere il microfono con il megafono. Comunque, andiamo avanti, 27 frecce. Ok, ci stanno ragazzi, il gioco si sta preparando per cacciarci una di quelle leggendarie che davvero, non so, il nostro piccolo Yanis appena vedrà il video, non lo so, sverrà troppa l'euforia. Un altro baule d'oro. Poi ragazzi, vi ricordo che abbiamo ancora il baule del clan 10 su 10, davvero una cosa pazzesca. 10 orde di sgherri, si va avanti, 11 scheletrini, 13 goblin. Ok, questo è stato effettivamente un baule più brutto, anzi più schifoso del polpettone di zia Carmela. Cioè guardatelo, cioè non so dove inizia e dove finisce proprio lo schifo di questo baule. Va bene ragazzi, va benissimo. Allora, apriamo il baule della corona perché ci stiamo avvicinando verso le posizioni hot di questo chest opening. Ok, 3 gemme, 11 tesla ragazzi, 24 goblin lancieri, 33 bombaroli e 8 golem del ghiaccio. Va bene, ci può andare, poteva andare peggio, poteva andare meglio. Ma ragazzi, abbiamo un bel baule leggendario.
leggendario che ci aspetta. Abbiamo anche una Magical Chest e ragazzi, io non ho mai trovato una leggendaria nella Magical Chest. Potrebbe essere questa la volta giusta. Apriamo quindi questa Magical Chest sperando in una leggendaria. Ok, 7 carte. Abbiamo 5 bombaroli, ragazzi. Uno stregone. Ok, stanno già uscendo le rare. E anche WhatsApp a quanto pare. Ok, ragazzi. Ok, una epica è uscita. È uscita già una epica, porca miseria. Anche le comuni sono uscite. 18 bombaroli, porca miseria, sì, 18 bombaroli, 18 domatori. È già uscita un'epica, quindi credo che potrebbe essere effettivamente qualsiasi cosa questa carta. Vabbè, per non rischiare, vai con la musica epica. Ok ragazzi, clicco. Tre bocciatori, vabbè, ce li aveva a livello 3, quindi comunque se li ha alzati, quindi magari gli interessano. Io non li utilizzo più di tanto, anche perché ragazzi, questa carta ormai con lo stregone elettrico è davvero inutile, perché non riesce a sferrare neppure un colpo se c'è lo stregone elettrico. Ed ora è arrivato il momento del baule del clan, ragazzi, perché c'è prima il baule del clan, non scordiamocelo perché è davvero molto importante ed è pienissimo. Quindi vai Ivo, mi hanno detto che non si possono trovare le leggendarie nel baule del clan, ma ne siamo davvero sicuri? Vediamo subito. Ok, 4 mega sgherri, le rare ce le siamo ormai giocate. Ok, anche le comuni, ragazzi, un sacco di comuni sono uscite. Ok, altre comuni continuano ad uscire, i nostri barbari, altre rare continuano ad uscire, ragazzi, mancano 3 carte. Mancano 2 carte, 24 giganti, sono uscito un sacco di rare, sono uscito un sacco di comuni, ragazzi. Stavo scherzando, ci sono ancora altri comuni. 178 bombaroli, te lo puoi portare al 10, che al 10, ragazzi, leva davvero più delle bombe di Mia Khalifa. È una di quelle, ragazzi, vi stende. E quindi, ragazzi, adesso mani al cielo, manco se stesse suonando Gigi Dag o Goku stesse richiedendo energia per la Genki Dama, andiamo a vedere quale epica ci uscirà. Boom! 5 tornadi, ragazzi, davvero. Perché sono andato, cioè, quando uno va e poi torna, dice che è tornado. Se nonostante questa freddura davvero bruttissima siete ancora qui sul canale a vedere questo video, direi di aprire il baule leggendario. Ha pure graffiato tipo il microfono. No, niente sirena. Calma. Bisogna calmare il megafono, altrimenti va a cazzi suoi. Di conseguenza, ragazzi, apriamoci il baule leggendario. Mastino lavico sbloccato. Non l'aveva, ragazzi, non l'aveva. Non mi ricordo effettivamente quali leggendarie mi aveva chiesto, però davvero in questo periodo stanno utilizzando tantissimo tutti quanti il mastino, quindi sono sicuro che piacerà al nostro carissimo Joker. Quindi ragazzi, ringrazio nuovamente Joker, ossia uno gnacchero, che mi ha prestato il profilo per questo fantastico chest opening. E mi raccomando ragazzi, se anche voi magari avete dei super bauli pazzeschi da spacchettare e vi piacerebbe vederli appunto spacchettati in un video, contattatemi su Instagram o Facebook, i cui link sono sempre qui sotto in descrizione. Questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, perché davvero ogni giorno combiniamo delle robe davvero senza senso. E di conseguenza per questo video è effettivamente tutto. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao.